Pomeriggio a tutti, io sono Emiliano Scione, coordino l'area di compatibilità elettromagnetica in Italia Serena Space, sito di Roma. Sono qui con Anna Di Fiore e Alessandro Giordani e desidero ringraziare anche Giancarlo Guida che ci ha supportato per effettuare questo lavoro. In questa presentazione parleremo di modellizzazione numerica effettuata attraverso il tool di ANSYS Charge Plus per modellizzare la problematica di caricamento elettrostatico in ambito plasma orbitale a livello satellite. Questa è l'agenda, quindi rapidamente faremo un overview sulla problematica del caricamento elettrostatico e poi andremo in dettaglio nel mostrare la modellizzazione effettuata con Charge Plus per quanto riguarda due scenari satellitari, quindi una satellite in orbita geo e uno in orbita bassa. Una breve introduzione, diciamo che la problematica di caricamento elettrostatico è diventata sempre più critica in ambito satellitare, basti pensare per esempio ai ricevitori sempre più sensibili che utilizziamo sui satelliti dell'osservazione della Terra. Per esempio qua in figura potete vedere l'antenna ad apertura sintetica di Cosmos SkyMed di seconda generazione. Questa particolare tipologia di satellite prevede l'osservazione quindi del territorio terrestre attraverso scansioni fatti con fasci elettronici e l'elaborazione dell'eco attraverso ricevitori molto molto sensibili che quindi possono generare pacchetti degradati delle immagini SAR a causa ad esempio di scariche elettrostatiche. Quindi la prima cosa da fare nel progetto di un satellite, di un veicolo satellitare è la definizione dei materiali, quindi la scelta dei materiali che si vanno a mettere soprattutto nelle posizioni più esterne, quindi sui pannelli laterali, soprattutto per quanto riguarda l'hardware termico, quindi pensiamo alle coperte termiche, agli specchietti termici. Perché questo? Perché la scelta dei materiali praticamente guida la possibilità di fare un design, come si dice, ESD free, cioè libero da scariche elettrostatiche. Ovviamente la scarica elettrostatica, come potete vedere qui un esempio su un'ala solare, può degradare non solo le prestazioni del sottosistema su cui impatta, quindi in questo caso il sottosistema di alimentazione di potenza, ma può degradare tutta le performance della missione satellitare, in quanto il satellite in questo caso andrebbe a lavorare con una potenza ridotta. L'altro caso applicativo è molto importante per quanto riguarda la predizione delle scariche elettrostatiche, è quello dei satelliti di small satellite che ormai sono sempre più utilizzati per l'osservazione terrestre e anche per l'utilizzo dei cosiddetti COTS, cioè quindi l'utilizzo di equipaggiamenti commerciali che quindi non hanno fatto la classica qualifica spaziale, quindi radiazioni, vibrazioni eccetera, che però quindi noi vorremmo possibilmente utilizzare per limitare l'impatto dei costi, che però quindi hanno i loro materiali quindi ricorrenti che noi non vorremmo non andare a cambiare per imbarcarli così come sono, quindi nel caso in cui hanno materiali che possono portare la scarica elettrostatica, quindi che si possono caricare elettrostaticamente, grazie all'utilizzo di questi tool, quindi facendo un design molto avanzato nella life cycle del satellite, è possibile ad esempio decidere se un COTS può essere utilizzato così com'è all'interno della missione satellitare oppure va opportunamente modificato nelle sue parti. L'altra applicazione critica, e parliamo di small satellite, è il discorso dell'accomodamento. Accomodamento, quindi pensate a un satellite molto piccolo in cui tutte le unità sono molto vicine tra loro, anche in quel caso la scelta dei materiali, il posizionamento degli equipaggiamenti diventa critico e quindi anche in quel caso è necessario fare un'analisi a priori per evitare che poi dover fare delle corrective action una volta che gli equipaggiamenti o peggio ancora il satellite è già realizzato. Quindi questa è una breve introduzione alla problematica. Adesso lascio la parola ad Anna che farà un overview sulla charging elettrostatico in dettaglio sui requisiti e livelli previsti dagli standard. Dunque, prima di passare alla parte di modellizzazione numerica degli ambienti spaziali, va prima definito cos'è uno space environment e sostanzialmente è un plasma, quindi un gas ionizzato composto
oltre che da particelle neutre, anche da particelle cariche, quindi da ioni ed elettroni. E in particolare le caratteristiche del plasma e la densità e l'energia di queste particelle dipendono da dove si ci trova intorno al pianeta Terra, quindi dall'orbita del satellite sostanzialmente. Quindi per quanto riguarda ambienti geo abbiamo delle popolazioni di particelle cariche che hanno una bassa densità ma un'energia molto elevata, quindi è un ambiente più critico dal punto di vista del charging. Per quanto riguarda l'ambiente Leo, viene definito spesso un environment quiet a livello di charging perché le particelle hanno una densità molto più alta ma un'energia molto più bassa. L'eccezione nel caso Leo è quando ci si trova su orbite polari, quindi in corrispondenza della richiusura delle linee di campo magnetico terrestri, dove esiste una popolazione di elettroni ad alta energia che va appunto ad interagire con le superfici del satellite. Infatti nella immagine in alto a destra si possono proprio vedere le zone in corrispondenza dei poli, dove l'ambiente diventa più critico dal punto di vista del charging. Un'altra caratteristica importante da definire per i plasmi, che sarà più avanti menzionata a livello di simulazione numerica, è la debye length, che è una grandezza caratteristica di un qualsiasi plasma in generale, e qualsiasi plasma visto in una regione più grande della debye length avrà un comportamento collettivo, cioè significa che non si potrà più apprezzare il comportamento delle singole particelle, che sono quelle che invece interagiscono con la superficie, ed è per questo che dal punto di vista della modellizzazione numerica è importante conoscere questa grandezza e tenerne conto, soprattutto per quanto riguarda il processo di meshing della geometria, ma questo lo vedremo in seguito. Quindi sostanzialmente le superfici del satellite vanno ad essere impattate da ioni ed elettroni ad alta energia, e in alto a destra si può vedere una figura di quello che è sostanzialmente l'equilibrio che si raggiungerà dopo un certo intervallo di tempo tra tutte le correnti che impattano e quelle che vengono riemesse. Quindi ci saranno ioni ed elettroni incidenti, ci saranno elettroni riemessi dalla superficie a causa degli impatti, ci sarà la fotoemissione che quindi produrrà ancora emissione di elettroni. Quindi questo processo ad un certo punto arriverà ad un equilibrio, e da questo equilibrio quindi la superficie raggiungerà un certo livello di potenziale che sostanzialmente è negativo, perché sono gli elettroni, essendo delle particelle più piccole e più veloci rispetto agli ioni, che interagiranno di più con le superfici esterne del satellite, caricandole negativamente. Inoltre, in base al livello di energia degli elettroni, è possibile suddividere il fenomeno del charging in surface charging, che è quello di cui ci occuperemo oggi, e internal charging, quindi elettroni a bassa energia fino a circa 100 kV sono responsabili del surface charging e quindi si accumuleranno sulla superficie dello spacecraft, mentre gli elettroni ad energia più alta sono in grado di penetrare all'interno dei materiali dello spacecraft caricandoli internamente. Il modo in cui le superfici esterne di uno spacecraft si caricano dipende sostanzialmente dai materiali utilizzati, come menzionava prima Emiliano, e anche dalle condizioni di illuminazione lungo l'orbita del satellite, quindi varia in base se si ci trova in condizioni di eclisse oppure di illuminazione solare. In particolare la condizione di eclisse è quella più critica dal punto di vista del charging, proprio per la mancanza di fotoemissione. Per quanto riguarda il surface charging in particolare, quello che succede quindi è che in uno stesso ambiente plasma diversi materiali si caricano in maniera differente in base alle loro caratteristiche, e per questo avranno dei livelli di potenziale all'equilibrio diversi tra di loro, e quindi il rischio è quello di una scarica elettrostatica che può danneggiare le superfici del satellite, ma non solo, anche i solar array, come possiamo vedere nell'immagine. E in particolare esistono due diversi gradienti di potenziale che possono verificarsi.
Il primo è il caso in cui un dielettrico si carica negativamente rispetto al conduttore adiacente, e questo viene chiamato normal potential gradient. Il secondo è l'inverted potential gradient, in cui il dielettrico si carica positivamente rispetto al conduttore, e questo è di solito il caso dei solar array. La ECSS, che sarebbe lo standard europeo per i programmi spaziali, raccomanda delle soglie di sicurezza per quanto riguarda il caricamento superficiale dei satelliti. Quindi nel caso dell'NPG la soglia raccomandata è di meno 2000 volt, nel caso dell'IPC la soglia raccomandata è di più 300 volt. Quindi per evitare il rischio di ESD, o meglio per fare un assessment riguardo qual è il rischio di eventuale ESD sulle superfici del satellite, è necessario fare un'analisi di charging superficiale 3D che includa sia la geometria dello spacecraft, quindi definendo tutti i materiali e le loro caratteristiche, che l'environment circostante. E questo comporta il bisogno di tool che siano in grado di modellizzare numericamente i plasmi, includendo appunto il trasporto delle particelle e l'interazione delle particelle stesse con la superficie. Quindi un tool per simulazioni di surface charging deve avere l'abilità di modellizzare piattaforme full scale, un 3D solver per risolvere le equazioni dei campi elettrici e appunto del trasporto dei plasmi, e inoltre deve essere anche abbastanza user friendly e rapido nella costruzione di CAD e delle impostazioni di setup. Quindi i benefici che comporta fare un'analisi di surface charging è quello di validare il design di satellite a livello di scelta dei materiali ancora nella fase di design, quindi senza arrivare al manufacturing e al testing, e questo comporta quindi di conseguenza una riduzione di costi e rischi per poter produrre dei nuovi prodotti più velocemente. Quindi passiamo adesso appunto alle analisi numeriche di surface charging. Sostanzialmente i tool che saranno menzionati in questa simulazione sono due. SPIS è un software validato nella comunità europea, che è stato sponsorizzato dall'ESA, è un software open source, e di contro però, siccome appunto dipende sostanzialmente dagli investimenti dell'Agenzia Europea. ANSYS Chart Plus è invece un nuovo software che è stato validato con NASCAP, che sostanzialmente è l'equivalente SPIS della NASA, ed ha un'interfaccia molto più user friendly rispetto a SPIS, e inoltre mostra dei tempi computazionali ridotti, come vedremo. E il beneficio che comporta la validazione, portare avanti la stessa analisi in due tool diversi, è quella appunto della validazione e di avere confidenza nei risultati che i tool ci mostrano. Le simulazioni che andremo a mostrare sono in due environment diversi, quindi nell'environment Geo e per l'environment Leo. Come ho detto prima, l'environment Geo è un environment in cui c'è un più alto rischio di surface charging, questo perché appunto gli elettroni sono più energetici, e l'ECSS raccomanda di simulare l'ambiente plasma con una maxwelliana composta da due popolazioni di ioni e due popolazioni di elettroni, come si può vedere in alto a destra. Per l'ambiente geo la divariante è dell'ordine di centinaia di metri. Questo significa che nella simulazione sicuramente il volume computazionale potrà essere minore della divariante, e quindi si riesce a vedere il comportamento delle particelle appunto come particelle singole e non come insieme, e quindi gli elementi anche della mesh possono essere di sicuro più piccoli della divariante, di conseguenza non ci saranno problemi di convergenza e i tempi computazionali saranno più brevi. Per quanto riguarda invece l'environment geo, abbiamo detto che per le orbite ad alta inclinazione, quindi le orbite polari, incontrano un ambiente in cui gli elettroni sono ad elevata energia. In questo caso però la debye length è di poche decine di centimetri. Quindi questo significa che il volume computazionale dovrà essere sicuramente maggiore della debye length, e per poter
simulare correttamente il fenomeno di charging è necessario utilizzare dei codici particle in cell, dei codici PIC, che appunto vadano a simulare gli ioni come singole particelle, quindi sono dei codici che hanno un costo computazionale molto più alto e quindi i tempi di simulazione si allungano notevolmente ed inoltre siccome non è possibile avere gli elementi della mesh sempre più piccoli della debye length, ci saranno anche problemi relativi alla convergenza. Ora vi mostrerò l'analisi che è stata fatta nell'ambiente Geo. In questo caso è stato modellizzato un semplice modello di satellite con un body centrale e l'ala del solar array sia in SPSS che in ANSYS. In entrambi i tool è stata modellizzata la stessa appunto geometria con gli stessi materiali, quindi il body centrale di alluminio con una patch di dielettrico, il Kapton, e il solar array con le celle solari e la sua struttura. E l'environment scelto è il worst case raccomandato dall'ICSS in Eclipse, quindi è il worst case per il caso Geo, e questi sono i risultati ottenuti con ANSYS Charge Plus. Quindi si può vedere come la prima curva in alto è quella relativa alle celle solari e si carica positivamente rispetto al ground del satellite, che invece è la curva in rosa, mentre la patch di elettrico, come ci si aspetta, si carica negativamente rispetto al ground, quindi con un normal potential gradient. In questa slide invece si può apprezzare il confronto tra i risultati ottenuti in SPSS e in ANSYS, in particolare la curva arancione in alto a destra è relativa ai risultati di SPSS per il potenziale del ground e quella blu invece ai risultati di al contrario, quella blu i risultati di SPSS e quella arancione per i risultati di Charge Plus. Quindi come si può vedere i risultati sono comparabili tra di loro. In questo caso c'era anche un tempo di computazionale comparabile e vedremo invece adesso, lascio la parola ad Alessandro, cosa succede in un ambiente Leo. Allora, per un ambiente Leo abbiamo voluto portare un caso applicativo reale in cui mostreremo come l'utilizzo di appunto software di simulazione numerica ci permette di giustificare o meno alcune scelte. Volevo portare il caso di Iride Nimbus R, che forse qualcuno qui conoscerà. Iride è una costellazione che utilizza differenti tecnologie di immagine, una costellazione per l'osservazione della Terra. Tra queste, le più note appunto, i radar ad apertura sintetica, piuttosto che sensori ottici. Iride, come ho detto, insomma, è una costellazione per Earth Observation, quindi uno degli scopi principali di questo tipo di costellazione è sicuramente quello di dare supporto alla protezione civile e alle amministrazioni nel combattere rischi idrogeologici, protezione costiera, il monitoraggio di infrastrutture civili, qualità dell'aria e condizioni meteorologiche. Qualcuno questa mattina diceva anche il monitoraggio dell'agricoltura, questo è anche un altro tipo di servizio che può essere offerto da questo tipo di, insomma, di costellazioni. Su Iride invece una cosa peculiare, che è un po' figlia di questo nuovo economia di New Space, è anche il dare dati analitici a compagnie terze per lo sviluppo di applicazioni commerciali. Questa era una cosa meno comune negli anni passati. Qui ci concentriamo principalmente su un prodotto facente parte della costellazione di Iride, ovvero Iride Nimbus R, che è basato sulla piattaforma Nimbus che insomma, sviluppiamo in Thales Alenia Space. Questo tipo di missione è una missione Leo, con un'orbita su quasi 500 km, a 390 per la precisione, e fortemente inclinata. È sun-sincrona, ed essendo fortemente inclinata, come ha giustamente detto Anna in qualche slide precedente, andiamo incontro a quelle che sono le zone aurorali, quindi un possibile rischio di caricamento elettrostatico, il quale giustifica, anzi rende necessaria, una simulazione numerica per essere sicuri che l'ISD non avvenga.
Allo scenario, quindi, come abbiamo detto, è un CSS worst case aurorale, che è quello, sono i parametri appunto che l'CSS ci suggerisce per portare avanti questo tipo di simulazioni, condizioni di eclisse, quindi condizioni worst case. Il tempo di simulazione qui è limitato a 10 secondi e computazionalmente sono anche tanti 10 secondi in realtà, e in questo scenario ovviamente siamo in presenza di effetto run o effetto wake. Qualcuno qui, se ha un po' lavorato con coperte termiche, noterà che c'è un materiale, il Teflon. Il Teflon è un materiale non propriamente accettato perché è un dielettrico, quindi può intrappolare cariche e portarsi a potenziali rischiosi per, insomma, per l'ISD. Perché il Teflon? Perché siamo in un'orbita intorno a 500 km, quindi vuol dire che anche a livello di ossigeno atomico c'è un effetto importante. Questo vorrebbe dire che le classiche coperte termiche, magari con MLA e Edito, possono andarsi ad erodere e di conseguenza poi perdere le loro proprietà termo-ottiche. Un compromesso, una delle possibili soluzioni, è quella non tanto del Teflon, bensì del Betaclot, che qualcuno saprà è utilizzato sulla Stazione Spaziale Internazionale. Tuttavia, questi tipi di simulazione richiedono anche una modellizzazione dei parametri dei materiali molto dettagliata, e tutti i parametri necessari per modellizzare il Betaclot non sono facilmente reperibili. Un buon compromesso è utilizzando il Teflon, da cui nasce appunto l'utilizzo di questo materiale in questa simulazione. I risultati sono stati ottenuti attraverso un modello barometrico, quindi non un particle in cell, e questo ha permesso di ridurre i tempi computazionali di veramente tanto. Parliamo di circa 4 ore di simulazione con un metodo barometrico contro all'incirca 2 settimane per portare avanti una simulazione in particle in cell in ambiente Leo. I risultati sono visibili, in alto a destra potete vedere quello che è l'effetto wake, mentre in basso a destra ci sono il comportamento del potenziale sui vari materiali all'avanzare del tempo di simulazione. I risultati sono effettivamente attesi, quindi abbiamo il cover glass di solar array che si carica positivamente rispetto al ground, mentre che è la curva verde a meno 84 volt, mentre i dielettrici si presentano, ad esempio il Captain Germanio che era presente sull'antenna SAR, si portano ad un potenziale minore rispetto al ground. Questa simulazione ci ha anche permesso di capire che qualora dovesse essere effettivamente necessario l'uso di Betaclot come coperta termica, il materiale può essere effettivamente utilizzato in quanto il rischio di caricamento elettrostatico è sufficientemente basso. Quindi, per concludere, abbiamo presentato come i metodi numerici usati in Charge Plus permettono di modellizzare in maniera efficace il fenomeno di caricamento elettrostatico superficiale, in questo caso in scenari satellitari. Come, insomma, abbiamo anche detto, è molto importante che questo tipo di analisi venga portata avanti il prima possibile, anzitutto per avere un design appunto ISD free, ma anche per giustificare appunto l'uso di materiali non conduttivi. Qui abbiamo mostrato ad esempio il Teflon, il riutilizzo di COTS senza modifiche ulteriori al loro design, e nei casi un po' più particolari anche un design ad hoc per missioni scientifiche e interplanetarie. E a destra c'è un grafico che penso conosceremo tutti, in cui viene proprio mostrato qual è l'importanza di agire preventivamente con un design, in questo caso EMC, efficace, perché l'elevato costo iniziale va a giustificare quelli che sono poi dei costi ingestibili nel caso dovessero essere attuate strategie di mitigazione in fasi avanzate del progetto. Grazie a tutti.
Grazie mille, grazie davvero. Se ci sono domande relativamente alla presentazione. Grazie mille davvero, grazie. Chiamiamo allora i prossimi relatori. Aspettate, chiedo scusa, vi abbiamo liberato troppo presto, cioè, c'è una domanda. Ce l'avevate quasi fatta, eh? Molto, molto veloce, per curiosità, su che macchine gira la simulazione che fate, le due simulazioni? Queste girano su una macchina che è un 12 core, 128 giga di RAM, è una workstation, ma non è una workstation, non è una PC di tipo server, quindi non ha terabyte di RAM, quindi è una macchina, è comunque una workstation, però diciamo non è a livello di potenza di calcolo server, quindi diciamo anche una macchina di profilo intermedio può simulare. Se non c'è neanche l'utilizzo di GPU o altri processi di accelerazione, insomma. Grazie della presentazione. Avete detto che Iride è una costellazione per l'osservazione terrestre e anche SAR. È previsto che faccia interferometria per l'osservazione terrestre? Sono definiti diversi tipologie di, diciamo, di immagine, tra cui anche interferometria. No, volevo sapere, avevo una curiosità sull'analisi in Leo relativamente all'effetto wake, perché comunque ti hai fatto l'analisi in ambiente aurorale che comunque non è così denso come il Leo Lasser, cioè volevo sapere se hai fatto l'analisi anche senza effetto wake e in caso se avevi visto le differenze. Credo che abbiamo portato avanti l'analisi solamente in questo caso. Sì, che comunque sicuramente è il caso peggiore, era giusto? No, perché il problema di queste simulazioni in Leo è che nonostante i secondi simulati siano solo 10, poi effettivamente lo sforzo computazionale non è banale. No, quindi diciamo per ora ci siamo tenuti sul caso quello che è worst case, yes. Diciamo.